Torniamo alla cronaca con un'operazione della Guardia di Finanza che ha coinvolto anche la provincia di Chieti. Aveva sede operativa anche nel Chietino il gruppo che, secondo le indagini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso, aveva messo a punto un sistema di truffe seriali ai danni delle società di leasing. La Guardia di Finanza ha denunciato 30 persone di 22 aziende diverse che dal 2018 avrebbe commesso truffe per 1 milione di euro ai danni di 5 società di leasing. Gli indagati e le società coinvolte sono delle province di Bergamo, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrara, Milano, Napoli, Padova, Rovigo, Roma, Salerno e Treviso, oltre che Venezia. Le indagini dei finanzieri hanno accertato che gli indagati proponevano alle società di leasing l'acquisto di un bene industriale poi rivelato inesistente per la successiva locazione ad una terza persona. Successivamente veniva stipulato un contratto di locazione del bene mobile tra la società di leasing e l'impresa conduttrice indicata dal fornitore originario e quindi lo stesso fornitore provvedeva all'invio alle società di leasing della documentazione tecnica di quella relativa al trasporto del bene industriale presso il conduttore, alla messa in funzionamento e al collaudo. Infine, il contratto di leasing non veniva onorato oppure venivano pagate solo le prime rate dagli indagati, che poi facevano perdere le proprie tracce. Le accuse ipotizzate dalla magistratura trevigiana per 5 persone sono di associazione per delinquere, mentre ai restanti per truffa aggravata dall'abuso di prestazione dell'opera. Gli episodi accertati sono 18 e hanno riguardato prevalentemente la fittizia vendita di generatori di corrente, ceduti per importi tra 40.000 e 80.000 euro, per un danno complessivo alla società di leasing di circa 1 milione di euro. Altri beni oggetto della truffa sono stati carrelli, elevatori, troncatrici ed insacchettatrici. Ai 10 amministratori delle 4 imprese trevigiane che avevano il ruolo di proporre la vendita dei macchinari inesistenti sono state anche contestate violazioni fiscali per 3,5 milioni di euro ed evasione dell'IVA per 1,5 milioni di euro.